In questo momento siamo in live sul canale Twitch e quindi ho intenzione di chiacchierare insieme a tutti i ragazzi che mi seguono anche sulla piattaforma di un file Excel che ho creato questo pomeriggio per cercare di avere un attimo la concezione di quella che sarà la Juventus dell'anno prossimo. Nel video che ho pubblicato stamattina su YouTube vi parlavo di tre acquisti e dicevo un centrale difensivo, possibilmente Mancino, e due attaccanti, un vice Vlahovic e uno che possa agire sull'esterno. Questa è un po' l'idea di quello che secondo me accadrà. Certo, ma perché secondo me succederà una roba di questo tipo? Perché non mi piace tanto buttarvi lì una cosa e dirvi secondo me è così, senza spiegarvi il perché. Quindi ho creato un file riassuntivo che vi dimostrerà che comunque la Juventus non ha interrotto qua la sua campagna acquisti e che ci saranno tanti altri giocatori in arrivo. Ribadisco, per me sono tre, potrebbero essere anche quattro o cinque a seconda delle uscite, e dato che la Juventus in questo momento è in volo verso l'America, verso gli USA, dove andrà a fare la tournée estiva classica, solita, sono usciti anche i convocati, e proprio dai convocati io vorrei cercare di partire per mettere in piedi una sorta di discorso. Quindi Juventus 2023, come sarà composta? Io direi di prendere in esame intanto la Juventus 2021-2022. Questa è la lista Champions che la Juventus ha presentato a gennaio, quindi successivamente agli acquisti di Vlahovic e Zaccaria. Sono, mi pare, 23 giocatori, esatto, perché Pinsoglio e Ken sono CTP, quindi non occupano posto, e quindi sono questi. E poi c'erano De Winter, Miretti, Sule, Caio e Ache, che sono altri giocatori fuori dalla lista, o comunque lista B o lista Under o lista CTP, altri giocatori che sono stati utilizzati durante l'anno. E qua invece abbiamo i convocati della Juventus, questi sono i giocatori che sono aggregati al Juventus Summer Tour 2022, presentati questa mattina, e che sono in questo momento in viaggio per l'America. Quindi partiamo dalla rosa dell'anno scorso, dalla lista Champions dell'anno scorso, e cerchiamo, zoomando anche magari un attimo così si legge meglio, di ragionare su quella che potrebbe essere la Juve dell'anno prossimo. Quindi confermato il blocco di portieri, al posto di De Ligt in uscita Bremer, al Bonucci confermato, al posto di Chiellini in uscita Gatti, Rugani, Danilo, De Sciglio barrato perché non prende parte alla spedizione per un infortunio, Sandro, Pellegrini, Locatelli, McKennie, Zaccaria, Rabiot barrato perché non prende parte alla spedizione non per infortunio ma per motivi suoi personali che magari ci verranno spiegati con ufficialità. Non parte Arthur per ragioni di mercato, al suo posto c'è Pogba, Cuadrado Cuadrado, al posto di Dybala c'è Di Maria, al posto di Morata per il momento ancora non c'è nessuno, Vlahovic, Ken, Chiesa che non parte ovviamente per ragioni legate all'infortunio, e Bernardeschi che non è ancora stato sostituito fino a questo momento. Al loro posto Barbieri, Compagnon, Ache, Sule, Da Graca e Kudryk, Rovella e Fagioli che sono aggregati alla prima squadra. Non c'è Miretti per via delle ferie, Miretti è ancora in ferie, non c'è Caio per via dell'infortunio. Questi un po' sono i giocatori che partono, quindi semplicemente questa è la panoramica inerente alla lista Champions dell'anno scorso e ai convocati di quest'anno, e ai convocati ovviamente per cause di forza maggiori, per via di infortuni o voci legate al mercato. E allora, arrivati a questo punto, io vi dico, ma la Juventus con questi quattro acquisti in sostituzione di cinque giocatori partiti l'anno scorso presenti nella rosa, come messa? Adesso facciamo un po' i commercialisti, diciamo così, ho preparato una slide relativa ai conti. Allora, vi spiego un attimo come funziona, ok? Costo 85,5, sono i 75 milioni che la Juventus ha sborsato per De Ligt quando l'ha acquistato dall'Ajax, più i 10,5 di oneri accessori, quindi costo con bonus. Ammortamento, il totale diviso gli anni di contratto, ok? Quindi l'ammortamento annuo del cartellino di De Ligt è 17,8. Stipendio netto, De Ligt percepiva 8 milioni di stipendio netto. Lordo 10,4 perché c'era il decreto crescita, sì, e quindi il moltiplicatore è 1,3 piuttosto che 1,8, ok? Costo annuo è la somma tra lo stipendio lordo e l'ammortamento. Quindi ogni anno De Ligt alla Juventus costava 27,5 milioni di euro. Stesso ragionamento si può fare con Bremer, no? 52,6 che è la somma della parte fissa e bonus e ovviamente gli oneri accessori, l'ammortamento è di 10,5, lo stipendio netto è di 5, quindi per 1,8 fa 9, il costo annuo è 19,5. Cosa significa? Che la Juventus, passando la De Ligt a Bremer, risparmia ogni anno 8 milioni di euro circa, con i numeri che sono stati messi a bilancio.
Stessa cosa facciamo per Chiellini. Ora, dove sì, De Ligt prendeva 8 più 2 di bonus, ovviamente viene calcolato lo stipendio netto senza bonus in questo caso. Metteteci 2 di bonus, vuol dire che andava ancora più su. Comunque il netto è 8, il lordo senza bonus è 10.4. Di Gatti non ci ha dato sapere lo stipendio, io ho immaginato 2 milioni, ok? Quindi in teoria la Juventus paga mezzo milione in più, se calcolando 2 milioni per Gatti, rispetto a Chiellini, che ovviamente Chiellini e Gatti avevano due età differenti e quindi sono diversi proprio i giocatori. Fatto sta che Gatti potrebbe essere una spesa o circa uguale a Chiellini o leggermente superiore, dipende quale sarà lo stipendio. Bernardeschi ogni anno costava 15.2, Di Maria costerà 11.2, quindi la Juventus, passando da Bernardeschi e Di Maria, risparmierà 4 milioni di euro ogni anno. Ovviamente Di Maria non è decreto crescita, quindi 1.8 perché è un solo anno di contratto, ma lo stipendio dovrebbe essere 5.5, poi eventualmente si cambia, va a 6, risparmi di 3, insomma, a seconda di quelli che sono i dati, non lo so, effettivamente mi pare che sia 5.5 più bonus, non so esattamente quant'è, comunque per darci un attimo un'idea. Dybala ogni anno costava 18.9, Pogba ogni anno costa 11 per via dello stipendio con il decreto crescita, quindi se sommiamo questi 4 acquisti in sostituzione di 4 calciatori che sono andati via, la Juventus ogni anno ha un risparmio di 19.4 rispetto alla rosa dell'anno scorso, soltanto con questi 4 acquisti e 4 cessioni. Poi c'è Morata, che ancora non è stato sostituito, lo sappiamo. C'è Rovella e Fagioli, uno dei due potrebbe rimanere, anche qua io Rovella l'ho messo in rosso perché non ho ben capito qual è il valore a bilancio di Rovella, in tanti continuano a dare delle diverse valutazioni, se ricordo bene era 18 più 20 eventualmente, che poi sono stati scalati ovviamente con l'inserimento di altri calciatori che hanno generato plusvalenza per Juventus e Genoa, quindi non è che ogni anno la Juve paga così. Ad ogni modo Arthur era stato gonfiatissimo, Rovella e Arthur sono simili per questo punto di vista, la Juventus per Arthur ogni anno ha un costo di quasi 23 milioni di euro, eventualmente considerando Rovella con un milione di stipendio e considerato dal 38, anche se non è detto che sia così perché potrebbe essere decisamente più basso, Rovella costa 10, quindi eventualmente secondo questi numeri, secondo queste cifre che poi la Juventus ci darà all'interno del bilancio, andrebbe a risparmiare 12.7. Ramsey 3.7 sugli oneri accessori, ovviamente anche per Di Maria e per Pogba ha inserito questi, Di Maria 1.3, Pogba 2.5, Ramsey l'onere accessorio era di 3.7, così come c'erano per Bremer, così come c'erano per De Ligt, e quindi significa che ogni anno Ramsey ciuccia 10 milioni di euro alla Juventus di costo annuo. Fagioli in teoria anche qua inserendo un milione, ma non ho idea se un milione è davvero lo stipendio di Fagioli, potrebbe essere di più come potrebbe essere di meno, significa che ha un impatto a bilancio di 1.8 ed eventualmente la Juventus passando da Ramsey a Fagioli risparmierebbe 8.2 milioni di euro all'anno, il che significa che la Juventus sta cercando di migliorare la rosa sotto il punto di vista squisitamente tecnico e di migliorare la rosa sotto il punto di vista meramente economico, e fino adesso questo numero ci segnala che ce l'ha fatta. Bisognerà vedere poi come si evolverà con un giocatore al posto di Morata e come si svilupperà sui giocatori in uscita, perché torniamo a questa lista, come vedete sono troppi i calciatori, non considerate magari Barbieri, Compagnon, Kudryk e Dagraca, che sono soltanto aggregati, no? Alla prima squadra, però la Juventus dovrà arrivare ad avere una rosa di massimo 25 giocatori, non lo so, la butto lì, e quindi ragioniamo un attimo sui giocatori che potrebbero essere in uscita. E ho cercato di mettere soltanto i valori più essenziali sotto questo punto di vista. Cerchiamo di zoomare un altro pochino per darvi, ok, una visione migliore. Io ho messo Arthur, che ha altri 3 anni residui di contratto con la Juventus, uno stipendio di 6.5 a livello lordo, un valore a bilancio di 49.2. Quindi capite bene che con uno stipendio alto, lordo, e un valore a bilancio elevato, su Arthur la Juventus difficilmente riuscirà a fare una cessione. Quindi Arthur diventa un giocatore difficile da piazzare ed è per questo che la Juventus non l'ha convocato, no? Per la tournée americana, perché Arthur è ufficialmente sul mercato. Per la Juventus Arthur è un giocatore con priorità di cessione, perché è troppo oneroso mantenere Arthur alla Juventus per via di una politica diversa, antica, che era quella di creare plusvalenza nel gonfiare i cartelli dei calciatori, che oggi fa più male che bene a quello che è il nuovo bilancio della Juventus. Quindi Arthur sul mercato. Così come Ramsey si sta cercando addirittura una rescissione consensuale, perché c'è un solo anno residuo da contratto, lo stipendio lordo
quindi quello che riconosce la Juve ogni anno a Ramsey è di 9.1, quindi si pensa, piuttosto che dare 9.1 proprio fisicamente di soldi a Ramsey di ingaggio tra lordo e netto, faccio una rescissione consensuale, magari gli do 3-4 milioni per rescindere il contratto e ci ho guadagnato, tanto il valore a bilancio di Ramsey è praticamente nullo, è meno di 1 milione di euro, quindi Ramsey potrebbe essere un giocatore presto in uscita per la Juventus. Lo metto in verde perché immagino che, scusate, lo metto in verde evidenziato perché immagino che sarà uno dei prossimi ad uscire. Arthur difficile, Ramsey più facile se accetta lui stesso di andare. Poi c'è uno tra rovelle e fagioli, lo sappiamo qual è il discorso, difficile che rimangano tutte e due, penso almeno uno dei due. Questi tre giocatori secondo me vanno messi in una categoria simile, a parte tra di loro, per un motivo. Se arriva un'offerta partono, però Rabiot ha un anno residuo, quindi forse è il maggior indiziato per la cessione perché manca un solo anno. La Juventus ha bilancio Rabiot per 0.3 milioni di euro, era praticamente un parametro zero, si è pagato soltanto l'onere accessori, una qualsiasi cifra ti permette di fare plusvalenza e di liberarti dello stipendio più alto. McKennie e Zaccaria hanno uno stipendio molto abbordabile per via del decreto crescita, è uno stipendio basso, un valore a bilancio importante, il che significa che qua dovrebbe arrivare un'offerta superiore, no? A 14 milioni di euro per McKennie, superiore agli 8 milioni di euro per Zaccaria, con Rabiot una qualsiasi offerta e plusvalenza e ti liberi dell'ingaggio, quindi Ramsey e Rabiot, che ancora una volta rientrano in una decisione precedente, no? Di una gestione diversa rispetto a quella attuale a livello dirigenziale, sono giocatori che sono scomodi per la Juventus. Non lo dico io, non lo dice il campo, lo dicono i numeri. Rabiot, Ramsey e Arthur sono tre giocatori scomodi e la Juventus, per almeno Arthur e Ramsey, starà cercando di fare di tutto. E questo Rabiot, che magari non parte per gli USA, chissà che non possa voler dire svolta di mercato, dato che il giocatore è rimasto a Torino ed eventualmente potrebbe partire in qualsiasi momento. E poi Sandro e Pellegrini legati da un destino, perché uno solo, uno potrebbe partire, uno dei due potrebbe partire, mi viene da dire, brutta questa evidenziatura, mettiamoci questa. Pellegrini ha un valore molto alto, perché bisogna sborsare almeno una decina di milioni di euro per prelevarlo dalla Juventus, per non far minusvalenza. Alessandro ha un valore bassissimo a bilancio, però poi si inverte col discorso ingaggi, che sono tutte le cose che sono da mantenere sott'occhio quando si ragiona in questi versi, no? E quindi 11 milioni lordi di stipendio ad Alessandro ogni anno, ma chi glieli dà? Non glieli dà nessuno, quindi è molto probabile che Alessandro rimanga alla Juventus ed eventualmente che possa partire Pellegrini, e poi si dovrebbe andare sul mercato per un altro discorso. Però Alessandro, lo vedete qua, sì, con 3 milioni lo porti a casa, ma poi sti soldi è molto più facile che una squadra offra per il cartellino di Pellegrini, che è più giovane, e gli offra uno stipendio. Pellegrini guadagna 1.2 milioni, 1.3 milioni ogni anno, è accessibilissimo. Rugani è un problema, ragazzi. Rugani è un problema per la Juventus. Ve lo metto in rosso anche lui, come metto anche Alessandro. Perché è un problema per la Juventus? Perché, vedete da voi, il valore a bilancio è bassissimo. 0,6. È 0,6. Però ogni anno Rugani sono 6 milioni e mezzo che la Juventus deve tirar fuori per il suo ingaggio, perché sono 3 milioni e mezzo all'anno senza decreto crescita, quindi per 1,8 la cifra è molto elevata. Quindi Arthur e Rugani sono inversi. Cioè, Arthur in realtà c'ha tutto. Però Rugani lo porti via con meno di 1 milione. Il problema è che prende 3 milioni e mezzo e altri 2 anni di contratto, quindi una rescissione consensuale come con Ramsey è difficile. Ecco, Sandro e Ramsey si può ragionare sulla stessa linea d'onda per quello, però poi magari Sandro non te l'accetta, allora è finito tutto. Rugani, Arthur, Alessandro e Ramsey sono giocatori probabilmente che la Juventus deve tenere monitorati come uscite. E io vi ho evidenziato anche Bonucci e Szczęsny. Sì, sì, so benissimo che Rabiot non parte per il discorso vaccino, però ribadisco, i numeri parlano chiaro, Rabiot è uno dei giocatori che potrebbe uscire. Ho messo Bonucci e Szczęsny per un motivo, e cioè, oltre a questi giocatori, sono i due un po' più problematici, se vogliamo, sotto il punto di vista dell'ingaggio. Sono due giocatori scomodi per la Juventus, due giocatori non più giovanissimi, 2 anni di contratto per tutte e due, stesso stipendio lordo, quindi 12 milioni di euro ogni anno, dato che lo stipendio è circa, mi pare, 6 milioni, 6 milioni e mezzo di euro, ora non mi ricordo, comunque lordi sono 12 ogni anno. Valore a bilancio di Bonucci ancora 11 milioni, di Szczęsny soltanto 5, quindi
è difficile probabilmente per la Juventus cercare di mantenere ancora per tanto Bonucci e Szczęsny, e chissà che l'anno prossimo non possano rinnovare spalmando l'ingaggio, che è questo il vero e proprio problema della Juventus per questi due calciatori, oppure andare addirittura a essere messi sul mercato. Quindi teniamola in considerazione questa ipotesi, perché Bonucci e Szczęsny secondo me sono i due giocatori successivi, oltre a tutti quelli che abbiamo visto fino adesso, a poter essere messi in difficoltà per la permanenza in rosa della Juventus. E dato che abbiamo visto un po' anche la parte un po' più noiosa, tecnica, economica, legata agli ammortamenti, legati agli stipendi dei calciatori, cerchiamo di ipotizzare una rosa 2022-2023 e cerchiamo di ragionare su quelle che possono essere le necessità della Juventus. Quindi blocco portieri confermato, ve l'ho detto, con Szczęsny che in questo momento va benissimo, ma l'anno prossimo potrebbe diventare oggetto di discussione per il contratto. Stessa cosa per Bonucci. Bremer che è appena arrivato, Gatti che è appena arrivato, Sesce, Rugani, quindi difficile, entra un difensore centrale, probabilmente Mancino, che è quello che manca alla rosa, alla batteria dei difensori della Juventus lì, quindi Sesce, Rugani, perché è difficile avere cinque centrali proprio per i motivi che abbiamo appena elencato. Sando e Pellegrini, ragazzi, lo so che volete un terzino titolare sinistro, lo so, io sono il primo a volerlo, guardo la batteria dei terzini della Juventus e non sono soddisfatto, perché secondo me qualcosa manca. Però finché uno dei due non esce, o finché non esce Sandro, che è quello che blocca maggiormente il mercato per via dell'ingaggio alto, non si fa niente. Quindi secondo me la difesa sarà un tema per la Juventus fino all'ultimo giorno di mercato, e temo che la Juventus non vada a modificare questa cosa. A centrocampo, centrocampo ne abbiamo troppi in questo momento, mi immagino Locatelli, McKennie, Zaccaria, Rabiot, Pogba e Miretti arrivati alla fine, e poi se esce uno tra McKennie, Zaccaria e Rabiot, e abbiamo già analizzato la situazione, potrebbe rimanere uno tra Fagioli e Rovella, oppure addirittura uno più Fagioli e Rovella, più un altro colpo a centrocampo. Ma in questo caso io credo che ne debbano uscire due. Esempio, escono Rabiot e McKennie, e allora magari la Juve prova a fare un colpo grosso, dato che in tanti continuano a parlarmi di Milinkovic-Savic. Magari, ben venga, però secondo me devono uscire due calciatori a centrocampo per la Juventus e generare un tesoretto, liberare uno spazio salariale, liberare dell'ammortamento ogni anno per permettere alla Juve poi di fare un altro colpo grosso a centrocampo. Non è così facile. Poi vabbè, Cuadrado che è un jolly, io l'ho messo jolly perché se lo metto in attacco mi dica di mettere in difesa, se lo metto in difesa mi dica di mettere in attacco, quindi ho messo jolly, mettetelo dove vi pare. E davanti serve un'ala che per quanto mi riguarda possa giocare sia a destra che a sinistra, un giocatore che a sinistra non si trova male perché comunque Chiesa non torna subito, è un vice Vlahovic di esperienza e lo costa. È per questo che vi dico che il nome di Morata per me è sempre un po' buttato lì e non lo capirei. È ovvio che un Morata a 10 milioni lo prendo assolutamente, è un Morata, ma 10 milioni di titolo definitivo, devo prendere un Morata ancora in prestito 10 milioni un anno, poi ne riparliamo l'anno prossimo che ce ne sono altri 15 di riscatto, vado su un altro giocatore. Quindi queste secondo me sono le tre esigenze della Juventus a prescindere. Poi è ovvio che bisognerà cercare di far uscire Rugani, cercare di far uscire Ramsey, cercare di far uscire Arthur, cercare di fare un altro colpo in uscita a centrocampo, cercare di far uscire Sandro, che sarebbe veramente il massimo, e comprare due attaccanti. Poi ovviamente a che Suleka e Jorge, che sono aggregati come l'anno scorso, per dire su Sule ho grandi aspettative, mi immagino che la Juventus possa utilizzarlo all'interno della batteria di esterni a disposizione, anche perché numericamente in questo momento siamo contati. Non so se Sule può giocare a sinistra, magari proviamolo, vediamo, lì abbiamo una necessità. C'è Piazza che non parte ovviamente per l'America perché sul mercato ora non sembra proprio andar liscio il trasferimento alla Sampdoria, però vediamo. Ma la Juve oggi, lo ribadisco ancora una volta, è un cantiere in costruzione. La Juventus ha troppi calciatori di proprietà, la Juventus ha necessità di abbattere i costi dei rami secchi e vi ho elencato i nomi dei calciatori che lo sono. La Juventus ha necessità di acquistare in alcuni ruoli, proprio numericamente, come l'attacco perché siamo pochi, e a livello di livello, scusatemi il gioco di parole, un altro centrale difensivo e poi magari ritoccare gli esterni bassi. Se escono altri due giocatori a centrocampo, sognare un colpo a centrocampo. Io però non credo che ci sia spazio per i sogni in questo momento. Cioè, pensare che la Juventus possa fare un Pau Torres o un Gabriel o un Milinkovic-Savic, li vedo difficili. Zaniolo lo vedo più plausibile, perché è un giocatore che arriverebbe con una formula interessante, che ha uno stipendio ancora basso anche l'età media, quindi
rivendibile, quindi lo puoi ammortizzare. Lo capisco l'investimento Zaniolo, anche eventualmente con un prestito biennale con obbligo di riscatto, lo capirei assolutamente. Vedo difficile l'acquisto di Milinkovic-Savic, vedo difficile l'acquisto di un centrocampista con un grande valore di mercato. Secondo me l'investimento grosso la Juventus l'ha fatto con Bremer, perché l'investimento grosso in difesa, l'uscita grossa l'aveva fatta con De Ligt. La Juve fino a questo momento ha guadagnato più soldi di quanti ne ha spesi, perché oltre alle cessioni che abbiamo visto, è uscito Mandragora, è uscito Demiral, sono usciti alcuni giovani, quindi la Juventus di bottino l'ha fatto. Però la necessità della Juventus in questo momento non è reinvestire tutto, non è fare un all-in, è cercare di mettere a posto quei conti che negli anni scorsi hanno creato un problema alla Juventus e hanno bloccato il mercato in più di un'occasione. Quindi questa è un po' la situazione attuale della Juve. Io vi invito comunque a lasciare un commento qui sotto e farmi sapere la vostra opinione, se secondo voi Rugani potrà uscire, se secondo voi uno tra Sandro e Pellegrini potrà uscire, quali e quanti giocatori usciranno a centrocampo, se la Juventus riuscirà a fare due attaccanti, quindi un esterno più un vice Vlahovic, o secondo voi se ne arriverà soltanto uno. Secondo me numericamente uno è troppo poco, l'abbiamo visto anche banalmente nel confronto della Rosa l'anno scorso. E ancora, quanti colpi in generale la Juventus riuscirà a fare e quanto onerosi, perché alla fine gira che ti rigira, il denaro è una parte essenziale del calciomercato, e penso proprio che nella trattativa Bremer con lo scippo all'Inter, con la Juventus che riesce ad accaparrarsi il giocatore, l'abbiamo visto veramente bene. I soldi come sempre dominano tutto, anche il calciomercato.